Buonasera e benvenuti. Questo non è solo un webinar, questa è una festa. Questa è una festa che raccoglie allievi, studenti del passato, del presente e anche del futuro, mi piace pensare. E inauguriamo con questa immagine di Cascina La Fura, che è il simbolo della scuola di psicologia negli ultimi 5 anni. Do il benvenuto a tutti i partecipanti qua in diretta e a quelli che ci seguiranno anche dopo. Sono Marcella Danon, direttrice e fondatrice di EcoPsiche, Scuola di Ecopsicologia, insieme a Bruno Gentili che ci accompagna dalla regia e a cui si sono affiancate negli anni Silvia Mongili dalla Sardegna, che avrete modo di incontrare e conoscere, ci parlerà anche lei delle attività in Sardegna, e Carmela Di Carlo, alias Lilli, dalla Sicilia, che coordina la sede siciliana di EcoPsiche. Quindi abbiamo spulciato nell'album di famiglia per farvi vedere proprio un pochino, dare un'idea di che cos'è l'ecopsicologia e di come si sta muovendo la scuola di ecopsicologia in Italia. E iniziamo con un'immagine old style. Questa è come 10 anni fa la scuola si promuoveva, c'era ancora un'associazione culturale che coordinava la scuola e la società internazionale era ancora una società europea di ecologia. Qui siamo 10 anni fa, in Umbria. Un gruppo di al seminario estivo. Quindi questa è l'immagine old. E qui arriviamo all'immagine new. Come attualmente vedete sul sito della scuola di psicologia www.ecopsicologia.it, vedete il nuovo logo dell'associazione che nel frattempo è diventata associazione internazionale e le attività principali che attualmente fanno parte del bagaglio della scuola. Parto con quello che è stato l'inizio dei webinar per diversi anni, con un'immagine tratta da The Brunos Garden, che è una realtà in Australia, che mi piace vedere come simbolo dell'incontro, della co-creazione tra l'attività dell'uomo e l'attività della natura. E vedremo che l'ecopsicologia ha questo incontro tra ecologia e psicologia. Marcella, scusa un attimo, ho aperto il microfono Ecologia e psicologia. Non è solo una disciplina, non è solo una serie di tecniche, come avete visto anche nel messaggio prima, è proprio un invito a guardare in modo diverso, un modo che è antico e allo stesso tempo nuovo, quello che è il nostro ruolo sulla Terra. Quindi i messaggi che l'ecopsicologia porta, e sullo sfondo c'è la danza d'apertura al 7° Convegno Internazionale di Ecopsicologia che è stata in Spagna, all'Obera de Gredos, provincia di Avila, lo scorso settembre. Quindi tra i messaggi fondamentali c'è quello proprio di promuovere, di risvegliare l'innata biofilia, di risvegliare la consapevolezza che noi facciamo parte strettamente del pianeta Terra. Siamo legati ai processi evolutivi della vita sulla Terra, non siamo un elemento estraneo, non siamo né i padroni né i parassiti di questo bel pianeta. E c'è una relazione molto stretta tra quello che succede fuori e quello che succede dentro, in entrambe le direzioni. Quindi come noi ci relazioniamo con noi stessi va a impattare sulle relazioni che mettiamo in campo nel mondo e il tipo di relazioni che abbiamo modo di costruire, godere, creare col mondo va poi a impattare sul tipo di modo di vivere che abbiamo con noi stessi, sulla qualità del nostro benessere. Quando questa relazione si interrompe, quando c'è un distacco, uno strappo, un'amnesia, una rimozione di questa connessione del legame con la terra, si crea proprio un malessere fisico e un malessere psicologico.
come interviene l'ecopsicologia? Con due grosse famiglie di attività. Una, quella più legata a quello che chiamiamo eco-tuning, sintonizzazione con la natura, è proprio ritrovare la capacità di meravigliarsi, di sentire, di assaggiare, di degustare, di entrare in empatia con il mondo di cui siamo parte. L'altra è quella di attivare tutte queste stesse capacità, competenze, con il nostro ecosistema interno. Quindi con chi siamo? Chiedendoci questa famosa domanda, chi sono io? E quindi l'ecopsicologia di fatto accompagna a vivere e ad affrontare una sfida evolutiva, quella di porci la domanda esistenziale ed essenziale, chi sono io? Chi sono io come individuo? Chi sono io come essere umano? E riconoscere, e qua è l'elemento psicologia che diventa molto forte, che abbiamo un grandissimo potere individuale e ancor di più collettivo, potere di atteggiamento, libertà di atteggiamento, libertà di scegliere, di fare, di costruire delle cose. E di poterlo fare in collaborazione, in co-creazione, in sintonia con le forze della vita, che sono quelle proprio che invece è l'ecologia che ci aiuta a riconoscere. C'è proprio uno scambio tra queste due giovani scienze, giovani perché sono nate tutte e due alla fine dell'Ottocento, che una che si occupa del mondo dentro, psicologia, l'altra che si occupa del mondo fuori, ecologia, hanno entrambi qualcosa da dare all'altra per fare meglio l'obiettivo che entrambe si pongono. Quindi favorire un benessere del favorire un benessere delle persone. E quindi vedremo quanto i concetti dell'ecologia diventano importanti, significativi, stimolanti quando andiamo a parlare di psicologia e quanto le conoscenze che la psicologia ha raccolto, anche semplicemente su cosa funziona a livello motivazionale nelle persone, diventa molto utile per andare poi a disegnare degli interventi che favoriscano coscienza ecologica, impegno ambientale e sociale. Quindi è un ambito molto ampio, non entro più in profondità adesso su che cos'è l'ecopsicologia, perché questo è stato il tema di altri webinar e lo sarà, ed è il tema di fatto di quello che viene insegnato alla nostra scuola, perché non è, è un insegnamento complesso, in cui confluisce la filosofia, la psicologia, la psicologia, la pedagogia, tantissimi approcci diversi, tanto è vero che l'ecopsicologia viene definita transdisciplinare. Andiamo adesso all'album di Foucault. Vedete in alto il vecchio logo e vedete in basso il logo nuovo che è nato nel 2015, che è stato realizzato da Giampaolo Meloni della Factoria, quindi è fantastico contributo della sede sarda a quella che è l'immagine dell'ecopsicologia. E partiamo da quello che è stato il primo seminario proprio nel 2004. Vi ho detto dell'importanza di Bruno Gentili nella nascita di questa scuola perché, non vi ho detto, io sono psicologa, vengo da studi di filosofia e di geografia. Ho incontrato l'ecopsicologia nel 97. E da allora l'ho studiata girando anche un pochino il mondo per andare a incontrare alcuni dei nomi più importanti in questo ambito. Ma è nel 2004 che Bruno mi dice un giorno: ma perché non iniziamo almeno a vivere una volta alla settimana quel tipo di atmosfera, di relazioni, di co-housing che ci piacerebbe creare? E che ancora è complicato fare. E così abbiamo creato un seminario di una settimana in Umbria, presso la sede dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Perugia. Quindi qui siamo nel borgo di Coloti, a cui ci si arriva da Montone, dopo 5 km di strada sterrata bianca. Siamo nel cuore della Valle del Carpino, quindi un'area splendidamente verde in questo antico borgo abbandonato negli anni 70, e poi ristrutturato dalla regione Umbria, che per 3 anni è stata sede delle nostre attività. Dopo questo primo seminario nel 2004,
luglio-agosto del 2004, molte persone mi hanno detto: ma aspetta, ci hai fatto solo assaggiare qualcosa, vogliamo saperne qualche cosa di più. Ed ecco che proprio qui, vicino a 10 km da Osnago, c'è il Parco del Curone. E per chi di voi conosce l'Oasi del Busera Bianca, che è stato il progetto del conte Gaetano Vesana, che vedete con la maglia rossa qui nella foto, qui eravamo nel vecchio borgo prima della ristrutturazione. E quindi questo borgo è stato la sede dei primi 2 o 3 anni di lezioni, una delle sedi dei primi 2 o 3 anni di lezioni della scuola di ecopsicologia. Eccoci tornati ancora a Coloti nel 2005 con laboratori di land art, di danza, e nel 2006 con Italo Bertolasi con la maglietta azzurra, antropologo, fotografo, Watsuka, che è stato degli insegnanti che hanno lasciato un segno molto molto forte nella scuola di ecopsicologia, lo ritroveremo anche nei progetti più avanti. Nel 2007 c'è il primo seminario in Sicilia, Marettimo, non ero mai andata in Sicilia prima, e dopo questo seminario ho telefonato a mia sorella che vive in Francia e le ho detto: come abbiamo fatto a vivere senza la Sicilia finora? Ecco che poi è nata addirittura una sede in Sicilia. Siamo andati anche nell'Appennino tosco-emiliano. Poi eccoci nella provincia di Modena per un evento legato a uno dei primi progetti che è stato realizzato da EcoPsiche, la formazione degli operatori dei parchi della provincia di Modena. E questa è la festa di primavera che si è svolta al Parco dei Sassi di Rocca Malatina. Ritorniamo in Brianza, siamo a Villa dei Cedri a Merate, che ospita i seminari della scuola, con una delegazione di ben 5 rappresentanti dalla Spagna che sono venuti. Quindi qui abbiamo iniziato noi a imparare lo spagnolo e loro a imparare l'italiano. Eccoci di nuovo al seminario estivo, siamo tornati in Umbria, perché l'Umbria è stato per noi comunque un riferimento. All'epoca volevamo trasferirci in Umbria, poi non è successo. Non è successo, la vita per il momento ci ha tenuto qui. Mentre proprio qua in Brianza abbiamo continuato a trovare dei posti splendidi. Qui siamo sulle pendici del Resegone, in un centro che ora purtroppo ho chiuso, Oceani Club, con una Buddha Hall spettacolare a 1000 metri d'altitudine, con tutta la vista sulla vallata di Lecco. Diversi seminari sono stati fatti in questa sede, e il Parco del Curone è stato comunque teatro. È stato quello che ci ha fatto trasferire anche a Osnago. Io vengo da Milano, Bruno viene da Roma, e abbiamo proprio scelto questa regione perché questo parco ci ha stregati. Siamo di nuovo tra Umbria e Toscana, ed eccoci a un altro seminario in cui Italo Bertolasi ci conduce, ci fa vivere delle esperienze di Watsu. Torniamo al Parco del Curone. Proprio è stato molto difficile, commentavo con Silvia, scegliere le foto, perché le foto che sono state realizzate sono così belle, di momenti così belli, che veramente faccio fatica a scegliere. Qui inizia una seconda fase, perché nel 2015 ormai si consolida il fatto che le sedi sono diventate tre, c'è il nuovo logo e c'è una nuova sede, perché Cascina La Fura ci ha trovati, è lei che ha trovato noi. Quindi nel frattempo la scuola è cresciuta parecchio, e oltre alla formazione in eco-tuning c'è la formazione in eco-counseling e in green psychology, quindi ci sono anche i momenti di supervisione, che è proprio una supervisione di casi vista con ottica dell'ecopsicologia. Vengono creati dei corsi di aggiornamento professionale ad altissimo livello, vedete Silvia Mongili sulla destra che insegna all'università di Cagliari questi temi. Quindi è stato realizzato il primo corso di ecoprogettazione. Qui siamo nella sede del Parco del Curone, che anche questa è stata una delle sedi delle nostre attività. Naturalmente nei corsi di ecopsicologia si esce fuori sempre e comunque, che il tempo sia bello, che il tempo sia brutto. La riprova è che qua anche sotto la neve noi siamo a lavorare all'esterno, però poi arriva anche la bella stagione, questo è lo stesso prato di prima, in un momento invece a maggio, in una supervisione di eco-tuning. Eco-tuning è un termine che è nato nell'ambito della Società Internazionale di Ecopsicologia per definire
la professionalità di chi non è psicologo, non è counselor, ma ha fatto una formazione in ecopsicologia e quindi ha una sua denominazione professionale da spendersi. Il tuner è la rotellina della radio, l'ecotuner è il sintonizzatore, l'ecosintonizzatore è un facilitatore della relazione con la natura. Eccoci a capanne, col seminario introduttivo da Ego a Eco. E ci ha portate le capanne Francesca Volpe, che ha appena scritto La Toscana in Renault 4, un libro che vi consiglio assolutamente di cercare, di leggere, soprattutto chi ama la Toscana. Ritorniamo alla Fura, vedete diversi angoli, e non so se iniziate a notare che il numero di persone cresce, quindi c'è una crescita molto evidente negli ultimi anni. Arrivano professionisti appunto non solo da diverse nazioni, come dicevo all'inizio, ma anche da diversi ambiti professionali, insegnanti, ingegneri, educatori ambientali, guide di parchi. Siamo sempre nei dintorni della Fura, in tutte le stagioni, qui siamo in autunno. E non è solo l'attività formativa quella che viene fatta ai corsi che è anche proprio dei progetti in cui la scuola, con persone dello staff della scuola, collaboratori, studenti, amici, entrano a collaborare. Questo è stato un progetto durato 5 mesi per formare guardie del parco per attivare maggiori competenze e più creatività nella loro attività con l'obiettivo di richiamare popolazione adulta, non solo bambina. Qui siamo in un lavoro con l'associazione del centro di volontariato in cui ci è stato chiesto quasi un miracolo, perché era di amalgamare figure da 5 associazioni diverse per trasformarle in un'equipe di lavoro capace di andare nelle scuole per portare un messaggio di sensibilizzazione nei confronti della natura. Devo dire che il miracolo è avvenuto. Sono stati anche molti altri i progetti. Adesso quelli li ho saltati perché li ritroveremo nei progetti poi portati in collaborazione con la Sardegna. Vi presento in questi ultimi minuti del mio tempo a disposizione il progetto della Libera Università del Bosco, nata qui in Brianza all'interno della cooperativa sociale Liberi Sogni, con la collaborazione di 3 comuni, Val Gregentino, Colle Brianza e Airuno, e la collaborazione anche di Ecopsichè. Sono stati creati 4 seminari, 4 sentieri tematici e vi parlo adesso di quello che si chiama Clorofillati, che ha preso il nome dall'ultimo libro uscito con Feltrinelli, Manuale pratico di ecopsicologia. Questo è la seconda tappa, ci sono 5 cartelloni tematici con un breve testo e degli esercizi da fare che invitano le persone a entrare nel bosco in un atteggiamento che noi chiamiamo di green mindfulness, quindi presenza consapevole non solo interiore, ma anche a tutto ciò che ci circonda. Il percorso si snoda in 8 chilometri, in un'area molto bella e poco nota della nostra Italia, e offre l'opportunità proprio di sperimentarsi in una relazione più dialogica e comunicativa con l'ambiente circostante, che è proprio questo uno degli obiettivi dell'ecopsicologia, creare relazioni ecologiche, relazioni più profonde, più dialogiche col mondo esterno e col mondo interno. Silvia, preparati perché passo adesso la parola a Ecopsichè Sardegna, coordinata da Silvia Molina. Ok, grazie mille Marcella, benvenuti a tutti anche da parte mia, adesso siamo un numero più cospicuo. Vi dico due parole giusto per chi ancora, per chi non mi conosce, sapere un po' insomma come nasce anche il mio apporto e la mia collaborazione con la scuola.
Il mio percorso di ecopsicologia è stato ormai quasi 10 anni fa, nel 2011 fondamentalmente, 2012, e da allora è nato un amore profondo per l'ecopsicologia e per la collaborazione con Marcella, che è veramente stata fruttuosa da tanti punti di vista. Io nasco come pedagogista, come formatrice e sono poi diventata negli anni eco-tuner e green life professional coach, nonché naturalmente formatrice della scuola e tutor, supervisor, utilizzate il termine che preferite, in quanto seguo sempre molto molto volentieri i percorsi dei nostri studenti e non solo, anche del percorso di eco-centering che costituisce sempre un po' il cuore di tutte le attività della scuola. Come vi diceva Marcella, collaboro anche con l'Università di Cagliari in quanto docente a contratto per l'insegnamento di progettazione e valutazione dei servizi educativi. Ci sono oggi infatti due studentesse, che ho salutato prima in privato, Chiara e Sara, perché li ho invitati a partecipare, qualcuno ha colto la palla al balzo, per cui questo mi fa molto molto piacere, perché è un modo per avere anche un altro punto di vista rispetto alle attività che poi un educatore, un pedagogista possono portare avanti. Tutto questo per dirvi che l'impronta naturalmente della scuola sarda poi è anche molto orientata all'educazione. Io stessa mi occupo da anni di educazione ambientale, quindi sono una consulente nel mondo dell'educazione ambientale, ho partecipato alla nascita e alla gestione di vari centri di educazione ambientale. L'immagine che vedete qui della fattoria è l'immagine della cooperativa di cui sono presidente, al cui interno si sviluppa oggi la sede sarda di ecopsicologia. Il logo, l'immagine sono tutti del mio socio e compagno Giampaolo Meloni, che, come vi diceva Marcella, ha dato una grossa impronta, una grossa mano d'aiuto per quanto riguarda la grafica, perché la fattoria è una comunità creativa che si occupa ad Oristano di grafica e comunicazione da una parte e dall'altra di progettazione, processi partecipativi, educazione ambientale. E non ultimo in ordine di importanza, ma proprio per sottolinearne l'importanza fondamentale, la scuola di ecopsicologia. Vediamo adesso una carrellata di immagini che Marcella adesso scorrerà, immagini che ci fanno capire un po' qual è la dimensione sarda dell'ecopsicologia. La sede legale della cooperativa è ad Oristano. Ma la nostra sede del cuore, e non solo perché effettivamente lì abbiamo una casa che utilizziamo come luogo fisico anche di incontro durante i nostri percorsi formativi, è Isarenas, che appartiene al comune di Narbolia, sempre in provincia di Oristano. A Isarenas possiamo godere, oltre che di un mare bellissimo, di una spiaggia immensa, di una pineta altrettanto immensa, perché abbiamo a disposizione circa 600 e più ettari in cui portare avanti tutte le nostre attività. Con la scuola sarda, che appunto ha iniziato a lavorare dal 2015, abbiamo avuto modo di portare avanti vari progetti, oltre che naturalmente i percorsi formativi, perché abbiamo fin da subito si è creato un gruppo bellissimo di persone che vedete nelle immagini che Marcella sta facendo scorrere di eco-tuning, che successivamente hanno molti di loro proseguito anche con un percorso per diventare green coach, al quale si sono aggiunte persone nuove.
Un elemento molto bello è che durante i nostri vari incontri cosa succede? Vivendo ciascun seminario di vita propria, arrivano sempre anche persone nuove che possono godere di quell'atmosfera bellissima che si riesce sempre a creare all'interno dei nostri gruppi. Sono state presenti anche persone da altre regioni d'Italia e anche dalla Corsica. Allora, Marcella, sei arrivata, ai progetti. Allora, oltre che appunto la formazione, vera e propria della scuola di EcoPsiche, abbiamo avuto modo di realizzare tanti progetti. Tra qui adesso ne vediamo alcuni, ma proprio in maniera molto sommaria, diciamo così, per darvi un'idea di tutto quello che è stato realizzato. Progetto La Svolta è stato una sorta, l'abbiamo chiamato un atelier proprio di ecopsicologia, che ha dato la possibilità di incontrare, di connettersi in maniera profonda con la natura a giovani, a minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, adulti sottoposti a misure restrittive. In realtà erano proprio ancora adulti che si trovavano in carcere e che avevano però la possibilità di seguire dei percorsi formativi all'esterno. È stata un'esperienza meravigliosa questa, che ci ha dato la possibilità di entrare in contatto e di portare una visione della vita differente a queste persone. Vedete, le immagini sono stati ovviamente dei momenti molto intensi. Marcella, sì, scorri queste immagini. E arriviamo così poi a un altro progetto, la realizzazione di un laboratorio. Questo è un laboratorio specifico, ma abbiamo realizzato un'opera di land art, un mandala dei semi, con un gruppo di ragazzi provenienti da una scuola superiore, da un istituto di agraria. Ma quello che è importante anche dirvi è come questo lavoro sia stato condotto all'interno di una manifestazione che si svolge tutti gli anni in Sardegna, nel Sulcis Iglesiente, negli ultimi anni a Masaina, dalla terra e dalle mani. Questo percorso che vedete qui è del novembre 2012. In realtà, da quell'anno in poi, tutti gli anni io dedico 1 o 2 giornate a novembre per portare l'ecopsicologia all'interno di questa manifestazione. Nel 2019, per esempio, abbiamo avuto modo di fare dei bellissimi lavori sugli alberi. Proseguiamo. Questo invece è un progetto al quale abbiamo partecipato insieme a Marcella e Bruno e insieme anche a Italo Bertolasi e Ginevra Sanguigno, col gruppo, diciamo, dei clown anche. E qui abbiamo lavorato, abbiamo avuto modo di confrontarci con un gruppo di ragazzi nel periodo del post-terremoto dell'Abruzzo. Quindi stiamo parlando del terremoto del 6 aprile, quindi infatti è stato celebrato pochi giorni fa l'anniversario purtroppo di quella vicenda. Parliamo del 2012 e noi abbiamo avuto modo di condividere alcune pratiche con loro di riconnessione con il loro stesso territorio e abbiamo lavorato con loro anche sull'uso di metodi di comunicazione efficace. Abbiamo condotto anche in Sardegna alcuni laboratori di ecopsicologia e Iwatsu. Questo che vedete qua fa riferimento a dei laboratori del 2013. Uno, come vedete, è stato realizzato uno sì in Sardegna, l'altro a Padova, perché come scuola sarda avevamo organizzato anche un'attività a Padova. E abbiamo ripetuto questi esperimenti di ecopsicologia e Iwatsu anche lo scorso anno in Sardegna alle Terme di Stardara. Vai avanti, Marcella.
Il progetto consapevole, felice e responsabile invece è un progetto all'interno, condotto all'interno di un centro di educazione ambientale, col centro di educazione ambientale del Guil Cerbarigadu di Sedilo, dove abbiamo avuto modo di portare le pratiche dell'ecopsicologia applicata all'interno di una scuola elementare. Anche qui è stato un esperimento, un'esperienza proprio molto molto bella, che ha coinvolto i bambini in maniera profonda. L'obiettivo qui era quello di creare una sorta di un piccolo gruppo di junior angels impegnati proprio nella protezione del territorio. Esperimento riuscitissimo. Abbiamo applicato anche i vari principi dell'ecopsicologia applicata, realizzando dei lavori meravigliosi anche in istituti superiori. Qua vedete alcune immagini del lavoro realizzato con l'Istituto Superiore De Castro di Oristano, dove abbiamo avuto modo di lavorare sia con i ragazzi e sia con i docenti. Vai ancora avanti, questo è un bellissimo lavoro. Potete vedere il labirinto che abbiamo realizzato grazie al supporto meraviglioso di Bruno Gentili, che avete visto prima. È stato questo un lavoro molto coinvolgente all'interno di un progetto che è stato finanziato dalla Regione Sardegna e che fa riferimento ai fondi strutturali della Comunità Europea. Quindi abbiamo avuto modo anche di lavorare con dimensioni più ampie. Qui abbiamo lavorato con un gruppo di ragazzi appartenenti a piccole comunità rurali. Per chi è della Sardegna, il labirinto si trova nel piccolo comune di Siris. Adesso io è da un po' che non vado, quindi non so come sia in questo momento. Abbiamo poi realizzato tanti laboratori sulle relazioni ecologiche anche all'interno di istituti di formazione teologica, sia ad Oristano e sia a San Gavino, istituto col quale io collaboro ormai da tanti anni, e al cui interno si è formato un gruppo bellissimo di persone che seguono tutte le nostre attività. Qualcuno è presente anche stasera al webinar, infatti. Io direi che ci siamo, altrimenti sforiamo troppo col tempo e lasceremo poi il tempo a voi per farci domande e chiederci, insomma, quali sono le vostre curiosità, qualsiasi approfondimento. Grazie. Grazie, grazie Silvia, grazie mille. Lilli? Eccomi. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. È un piacere anche, vedo che c'è un gruppetto anche siciliano di alcune persone che ancora non conosco, ma che spero di conoscere presto, quindi con la prima attività nostra che non appena possiamo, attiveremo. Io sono Carmela Di Carlo, Lilli per gli amici, e comunque mi chiamo Lilli, mi piace appunto questo nome un po' così più diretto. Io coordino la sede siciliana, sono una psicologa, psicoterapeuta. Io ho fatto 8 anni fa la formazione in Brianza, e proprio questo momento, questo approccio con l'ecopsicologia è stato un approccio molto sentito, un approccio dove proprio mi sono sentita fin da subito coinvolta in quello che era veramente questo progetto formativo. E oltre ad aver fatto la formazione, quindi chiaramente personalmente, il mio obiettivo era quello di estenderla e quindi di portare un po' tutto questo pensiero qui da noi, qui in Sicilia. E proprio quasi subito abbiamo attivato la prima formazione con un gruppo siciliano. Infatti, Marcella, se vai con la prima diapositiva. Questo è proprio il primo gruppo
nato in Sicilia nel 2013-14, ancora non avevamo una sede tutta nostra, e il nostro riferimento era la sede di un nostro caro amico apicoltore vicino Catania. Una sede dove in effetti abbiamo potuto sviluppare un po' tutta la formazione che abbiamo proposto quindi a questo primo gruppo. Sia come sede era questa la sede quindi di riferimento e molte altre attività, infatti se vai. Cos'è? Questa è la tecnica che fa i dispetti. Programma in PowerPoint che non. Ecco, l'abbiamo fatta. Ci siamo. Ok, ecco, questo è un altro momento sempre nella stessa sede e da questo gruppo ognuno poi ha portato avanti come riferimento proprio la formazione, mentre siamo rimasti un gruppetto di 5 persone molto fedeli un po' nel portare avanti ancora sempre più questa. Ecco, qui siamo sull'Etna, anche qui è stato un momento molto particolare. Noi abbiamo anche tutta questa parte dell'Etna dove possiamo sviluppare tante attività, perché l'Etna propone veramente uno scenario naturale molto che ci permette di vivere tutte le dimensioni, a contatto con la natura, sia la terra, l'acqua e il fuoco, perché in fondo noi abbiamo un vulcano dove ci permette, la nostra montagna, noi la chiamiamo così, che ci permette veramente di creare una cornice dove l'aspetto anche energetico ci dà veramente tanto. Ecco, e da qui, significa un anno fa, esattamente, il 26 di aprile, e quindi proprio fa un anno da poco, quindi tra qualche giorno, fa già il nostro primo anno, nasce la sede in Sicilia. La sede, che è a 7 km da Catania, è in un posto molto bello panoramico che ci offre tanti spazi anche come riferimento, sia per le attività di gruppo che facciamo e sia anche per le attività anche ricreative. In questa sede noi abbiamo dei momenti anche a Natale, così, dove i soci possono venire, possono quindi scambiarsi anche dei momenti di interazione tra di loro. E questa sede, che è anche la sede della mia, io faccio adesso la libera professione proprio, e ho anche lo studio in questa stessa sede, ed è qui che abbiamo attivato la nostra associazione Calipè. Calipè, è da qui che voglio proprio per tutto quello che riguarda l'aspetto proprio pratico di quello che portiamo avanti la società, voglio chiamare la nostra socia Veronica, che è quella che coordina tutte le attività inerenti all'associazione, quelle di tipo più di approccio ecopsicologico orientata, cioè quindi io mi occupo più dell'aspetto formativo, mentre Veronica proprio di tutto questo è un po' una guida verso questi percorsi in natura. Passo la parola a Veronica, grazie. Grazie Lilli. Veronica, se vuoi mettere anche il video. Ci sono. Mi vedete? Ti vediamo. Veronica è venuta in Valsesia nel 2009 con una magliettina arancione con su scritto Evviva l'ecopsicologia o qualcosa del genere, e da allora è sempre stata presente e attivissima. E ha fatto anche una sua tesi a Catania, proprio all'Università di Catania, sull'ecopsicologia. A te la parola, cara. Sì, allora. Il mio approccio con l'ecopsicologia è cominciato nel 2005-2006 leggendo un libro di Pier Giacomo Pagano, Filosofia ambientale, in cui si parlava dell'ecopsicologia e c'era un riferimento anche all'Italia. E comunque da lì ho cominciato ad approfondire
fino a quando non sono giunta a Marcella e alla scuola di ecopsicologia. Ho seguito la formazione, alcuni convegni internazionali, tra cui quello del 2009 e 2011, e si è proseguito fino a quando praticamente ho creato, grazie anche alla dottoressa Di Carlo, Calipè, Ecopsicologia Sicilia, che è questa associazione che praticamente affonda le radici nei principi della scuola di ecopsicologia, che appunto è Ecopsiche. Come associazione proponiamo vari percorsi, io in particolare, provenendo da una formazione in scienze naturali, in particolare in educazione ambientale, mi occupo di appunto ideare questi percorsi outdoor in natura. Quest'anno abbiamo cominciato a ottobre con un percorso alle Gole dell'Alcantara, Camilla di Sicilia, che è un comune in provincia di Messina. E chiaramente abbiamo optato per questo percorso perché lo ritenevamo, tra magari tanti altri possibili, un percorso adatto a tutti. E quindi è cominciata questa nostra avventura. Purtroppo per via di questa emergenza, in questo momento ci siamo dovuti fermare, ma abbiamo intenzione di riprendere presto, non appena potremo avventurarci verso nuovi percorsi e nuove avventure. Allora, questa foto risale a dicembre 2019, siamo in particolare a Monte Morio, che è un vulcanetto spento in provincia di Messina, ed è considerato un vulcanetto eccentrico, quindi fa parte sempre dell'apparato Etneo, però è decentrato. Abbiamo tanti nostri amici, praticamente, molti di loro si sono approcciati proprio di recente, quindi è stato per noi anche un modo per fare nuove conoscenze e soprattutto per conoscere delle belle persone con cui ancora ci sentiamo e ci confrontiamo su vari argomenti. Qua siamo sempre a Francavilla di Sicilia, il percorso che poi ci avrebbe condotto alle gole dell'Alcantara. Qua siamo proprio alle gole, e per l'esattezza siamo alle Giurne dell'Alcantara, sono dei laghetti situati lungo il percorso del fiume Alcantara. Tra l'altro ci sono appunto persone che praticamente noi non conoscevamo, ma che si sono approcciate volentieri, che tuttora continuano a seguirci e spesso ci propongono di ideare nuovi percorsi per stare insieme. Qui siamo all'apice del vulcanetto di Monte Moio. Il paese che si vede alle spalle è il comune di Malvagna, in provincia di Messina. Questo è un momento gioioso, tra l'altro era l'8 dicembre, paradossalmente c'era una giornata estiva, quindi eravamo particolarmente felici di vivere questa esperienza, questa giornata di festa. Grazie. Una delle caratteristiche dei nostri percorsi è quella di abbinare non solo l'aspetto prettamente, diciamo, naturalistico, ma anche di abbinare la parte ecopsicologica, che consiste nell'esplorare il mondo esterno, esplorando contemporaneamente anche il nostro mondo interiore. Quindi durante il percorso non facciamo semplicemente esplorazione dell'ambiente che ci circonda, ma applichiamo anche degli esercizi pratici che abbiamo anche appreso durante la formazione presso la scuola di psicologia.
e li portiamo questi esercizi in natura per esplorare sia l'ambiente esterno ma anche l'ambiente interno. Quindi cerchiamo di creare questi parallelismi tra quello che avviene dentro di noi e quello che invece ci circonda. Quindi la peculiarità dei nostri percorsi è proprio questa, riuscire ad abbinare l'aspetto eco e l'aspetto psico. Grazie mille, grazie, grazie Lilli, grazie Veronica, grazie anche per aver sottolineato questo aspetto. Non vi ho ancora raccontato, per esempio, cioè l'abbinamento tra una figura professionale dal mondo eco, una figura professionale dal mondo psico è fondamentale. Quando lavoro con l'ecopsicologia e all'Università della Valle d'Aosta. L'ecopsicologia è proprio corso opzionale nel corso di laurea di scienze tecniche e psicologiche condotto dal professor Giuseppe Barbiero, che è un ecologo, e da me, che sono una psicologa. E abbiamo visto proprio che lavorando su queste entrambe dimensioni, quella eco e quella psico, insieme, si ottiene proprio un risultato che è più della somma delle parti. Quindi È lo anche. stesso che. Scusa, scusa, vai. No, no, vai, vai. Dicevo, è lo stesso che abbiamo sperimentato in Sardegna, nell'unione con Stefania Pinna. L'ho scritto prima in chat, che è una grandissima, un'importantissima collaboratrice della scuola sarda di ecopsicologia, e lei rappresenta proprio l'anima più ecologica, in quanto biologa marina, ecologa. Lei ci dà una mano importantissima proprio per approfondire l'aspetto ecologico, e funziona benissimo. Per cui nei nostri percorsi da Ego a Eco questo è meraviglioso. Grazie, Steffi. Grazie, grazie Stefania. Allora, ecco. Stefania? Allora, siamo alla quella che è nata nel 2006 come Società Europea di Ecopsicologia, quando l'ecopsicologo Jorge Conesa Sevilla dagli Stati Uniti è venuto a vivere in Svizzera per 3 anni e ha chiamato a raccolta attorno a sé gli ecopsicologi europei. Eravamo pochissimi all'epoca, si contavano proprio sulle dita di una mano, e in effetti io sono una di quelle che ha risposto alla chiamata e ha tenuto il rapporto con lui, ed è nato nel 2006 il primo convegno della Società Europea di Ecopsicologia in Valle d'Aosta. Questa Valle d'Aosta torna perché all'epoca io la frequentavo per scappare da Milano, ho bisogno di ossigeno ed era quello il mio punto di riferimento. A questo primo convegno nel 2006 vengono due psicoterapeute dall'estero, una Teresita Dominguez dall'Uruguay, psicoterapeuta junghiana, e una Cleo Apostolaki dalla Grecia, psicoterapeuta gestaltica, che hanno creato insieme a me e insieme a Jorge il primo nucleo dell'associazione europea che ha continuato comunque a sentirsi e a incontrarsi. È nato nel 2009 il secondo convegno internazionale, siamo in Valsesia questa volta, a un banchetto che era stato fatto in quella che all'epoca era l'associazione. Qualcuno era andato a chiedere perché tutti i nostri convegni erano in montagna, e i due soci di allora avevano detto perché la nostra presidente ama la montagna. In effetti vedrete che quello prossimo è in Val Masino. Quindi qui siamo sempre stati attorno a un 50-60 partecipanti, la maggior parte dall'Italia. Ecco che vediamo anche Veronica in basso a destra con la maglietta rosa. Ecco, ecopsicologia in movimento, ecco qual era la tua bella frase. Accanto a Teresita Dominguez dall'Uruguay, la collega che vi ho appena citato, c'è anche Clio qui da qualche parte in mezzo al gruppo. Primo convegno in Valle d'Aosta, secondo convegno in Val Sesia, terzo in Val Masino. Qual è il posto più logico per il quarto? Le Hawaii. Jorge Conesa Sevilla in alto a destra, e nel frattempo era tornato negli Stati Uniti, si era trasferito alle Hawaii. Qui siamo a Pahala. Il convegno ha avuto sede in un monastero buddista dove Dalai Lama va a fare le sue vacanze, un luogo veramente incantevole.
Qui è nata la prima dimensione più internazionale. Ecco, Clio Apostolachi la vedete sulla destra, in grigio con la scritta viola. Davanti a lei, con la maglia nera, c'è Ezequiel Vega, che è il rappresentante adesso dell'Argentina. In alto a sinistra c'è Geoff Barry, il rappresentante dell'Australia. Quindi e vedete poi accanto ci sono anche Tina Fields e Julianne Sky Harbor, rappresentante degli Stati Uniti. Quindi qui finora si parlava italiano ai convegni, adesso da qua in poi si inizia a parlare inglese. Quello successivo è a Creta, siamo ospiti proprio di Clio Apostolachi che abita a Greco, è in alto a sinistra Clio. E arriva anche Andrea dal Sudafrica sulla destra, arrivano Marian per la Colombia, Claudio dal Cile, Marco Aurelio dal Brasile, quindi dalla Spagna, Enrique, Luz e Belen. Quindi l'associazione sta iniziando ad avere già più paesi rappresentanti. Il sesto convegno è in Uruguay ed è qua che si inaugura la multilinguicità di questi convegni in cui si parla in spagnolo e in inglese, con traduzioni a volte simultanee, a volte con traduttori, con l'invito a cercare di sentire anche col cuore, in qualche modo tutti riescono a imparare qualcosina dell'altra lingua. Ed arriviamo adesso all'ultimo convegno che è stato a settembre in Spagna e eravamo più di 100, c'è stato proprio un salto enorme ed è stato un convegno così bello che vi ho portato qualche immagine in più perché Enrique e Luz erano venuti a quel famoso seminario a Versailles dove c'era la Buddha Hall, a Oceanic Club, e hanno avuto l'idea di creare una Buddha Hall molto più grande, la vedete a metà, qui si vede dall'interno o dall'esterno, quindi il convegno è stato all'interno di un bosco nella riserva naturale della Valle di Gredos e ha accolto 100 persone da più di 21 paesi diversi. Qui sono tutti i rappresentanti, 13 rappresentanti nazionali e altri 9 paesi come candidati. Sono tutti psicologi o psicoterapeuti, rappresentanti nazionali, che si occupano di promuovere nel loro paese la diffusione e l'applicazione dell'ecopsicologia. È possibile associarsi, ci sono dei webinar per i soci, ma il prossimo webinar di Yes sarà aperto a tutti. C'è un gruppo di lavoro sull'ecoansia nell'ambito dell'associazione e un gruppo di lavoro su ecopsicologia e coronavirus. E mercoledì prossimo, dopo a uno dei corsi di crescita personale via webinar di ecopsicologia e risveglio interiore, trovate le informazioni sul sito, c'è già stato ecopsicologia e resilienza, ha avuto così successo che abbiamo deciso di continuare. Quindi mercoledì alle 6 inizia il corso ecopsicologia e resilienza e alle 7 c'è ecopsicologia e coronavirus in inglese e in spagnolo, tenuto da diversi rappresentanti della società di ecopsicologia. Questo è parte, perché non erano tutti, è parte del gruppo degli italiani. Vedete Silvia, vedete Bruno in mezzo, vedete Stefania Pinna, bionda tra Bruno e Alessia, e vedete Giampaolo Meloni, l'art director dell'associazione, della fattoria, sulla destra. C'è Elena a fianco di Silvia, che è una delle insegnanti della tutor della scuola, poi abbiamo Susi e Isa, che sono studenti della scuola. Quindi con questo abbiamo un pochino concluso la carrellata dell'album di famiglia della scuola. Chiudiamo un po' il motto della scuola: è affonda le radici in ciò che sei e cambia il mondo con ciò che fai. E l'invito, tutt'altro che intuitivo, è che esistono dei parallelismi tra la crescita personale e la coscienza ambientale. E l'invito, l'ecopsicologia proprio lavora con le persone una per una o a piccoli gruppi, con l'invito proprio di favorire un percorso di crescita interiore che abbia poi effetti
dei risvolti pratici, dei risvolti concreti. Ecco perché i filoni attualmente insegnati nella scuola, che ha una parte di formazione di base, affonda le radici in ciò che sei, che è comune a tutte le applicazioni poi professionali, che è un percorso di crescita personale che può essere vissuto di vita propria, che ha 4 seminari e 2 e-learning. Ci sono poi 5 filoni di approfondimento. C'è l'EcoTuning, che lavoro con i gruppi all'aperto, c'è il Green Coaching, che è il lavoro one-to-one, tra l'altro un percorso riconosciuto dall'Association for Coaching, l'associazione britannica, quindi rilascia un titolo internazionalmente riconosciuto di Professional Life Coach. Abbiamo il filone Green Psychology, di specializzazione per psicologi che vogliono lavorare con incontri one-to-one in natura, e lo stesso percorso anche per counselor, quindi per chi è già counselor e vuole questa specializzazione su come lavorare con incontri individuali, e il filone Green Psychology, che diventerà sempre più importante, come portare nell'educazione i principi e le pratiche dell'ecopsicologia, come avete visto già nei progetti realizzati soprattutto da Silvia e anche in collaborazione. Questo è quanto volevamo mostrarvi e qualche minuto per voi, per domande, se volete scrivere sulla chat, dove in Valsesia eravamo a rossa. Ciao Massimo, ben trovato. Quindi, se ci sono domande specifiche, potete farlo adesso. Potete scriverci a info@ecopsicologia.it. Vi risponderà Luisa Picenni, che non ha potuto essere con noi questa sera, ma è la segretaria e l'angelo custode della scuola. Grazie Monica. Monica è stata tutor, sta finendo la sua formazione. Meraviglioso viaggio, ma è stato veramente un meraviglioso viaggio anche per noi, riprepararlo e renderci conto di quante cose abbiamo fatto in questi anni. Quindi ho qualche domanda adesso, o se no ci potete sempre scrivere e chiedere tutte le informazioni dopo. Lascio ancora un attimo Silvia o Lilli, se volete dire qualche cosa a conclusione. Ah, scusa, quali sono gli sbocchi lavorativi per un ecotuner? Vuoi iniziare tu, Silvia? Sì, allora, tutto quello che avete visto nei progetti è da considerare sbocco lavorativo per un ecotuner, nel senso che io vi posso parlare della mia esperienza come pedagogista e formatrice, che è come persona che poi ha utilizzato tutti gli spunti che mi sono arrivati dall'ambito dell'ecopsicologia applicata per migliorare il mio lavoro, ma non solo, anche per creare nuovi percorsi, per cui si può lavorare nel mondo dell'educazione ambientale, si può lavorare a seconda poi anche delle specializzazioni che uno prende. Io per esempio adesso sto lavorando anche tantissimo col green coaching, portando anche quel particolare approccio anche all'interno magari del mondo della formazione. Lavoro come pedagogista nelle scuole e porto questa prospettiva, quindi anche un modo diverso di lavorare, un'esperienza diversa e delle opportunità differenti per le persone per esprimere consapevolezza di sé. Quindi sicuramente un'apertura immensa rispetto alla progettazione, quindi si può davvero progettare tanto. Per esempio, io adesso ho chiesto agli studenti del corso di laurea di Cagliari di iniziare a pensare a idee progettuali proprio da realizzare nel campo dell'acquisizione della consapevolezza di sé, dell'altro, del mondo, proprio inteso come ambiente a 360 gradi. Per cui si può lavorare da privati, si può lavorare da dipendenti. Come libero professionisti abbiamo davvero tantissimo da mettere in campo, tantissimi progetti da creare. Qui il consiglio che do è sviluppate competenze in ambito di progettazione perché è fondamentale
per potersi poi approcciare anche a quello che è, chiamiamolo, il mercato del lavoro proprio, anche in senso concreto. Grazie. Chiudo, così magari aggiungete anche voi. Sì, le possibilità sono veramente immense, ognuno può partire anche dalle competenze che ha. C'è tutto il campo dell'applicazione dell'ecopsicologia in ambito aziendale, che so che prima o poi approfondirò, perché io ho anche 10 anni di attività lavorativa molto intensa in ambito aziendale sulla prevenzione dello stress come psicologa per le organizzazioni, delle scuole, dell'educazione ambientale. Ognuno può anche un pochino inventare, cioè è richiesta molta creatività e molta intraprendenza. Non troveremo, c'è il caso di Cotuner sul Corriere della Sera, ma se avremo le idee chiare e sapremo creare delle proposte innovative, pensate solo al progetto dei sentieri che è stato realizzato qua in Lombardia, molto molto può essere realizzato. Lili, scusa, ma volevo aggiungere, perché vedo che Sonia, che appunto rivolgeva la domanda probabilmente a me, so che lei è psicologa e quindi volevo proprio dare la mia esperienza. Io sono psicologa, psicoterapeuta e trovo veramente utilissimo utilizzare l'ecopsicologia all'interno di percorsi di crescita personale. Quindi io la utilizzo con i miei pazienti, la utilizzo all'interno di attività di gruppo, proprio affiancandola a tutto quello che è la mia formazione. Io ho una formazione in bioenergetica, Gestalt, analisi transazionale. Col tempo ho fatto dei percorsi che adesso diventano tanti, utilizzo in base a chi ho davanti, quindi vado a integrare l'ecopsicologia proprio all'interno di questi percorsi, trovandola utilissima e facilitante nei processi di crescita. Quindi trovo che è uno strumento veramente che per noi psicologi è veramente, oltre che per altre professioni, per noi è veramente un punto di riferimento importante. Grazie Lilli, grazie. Nel frattempo un pochino provo a rispondere, arrivano diverse proposte, l'ultimo fenone in ambito, allora le informazioni potete trovarle, guardate, vediamo se riesco a ritornare in fretta fretta, sul sito www.ecopsicologia.it, sto tornando indietro, dall'home page proprio si aprono 5 opportunità di approfondimento sul sito di quello che si può trovare. Vedete il primo che affonda, eccolo. No, volevo andare più in su. Precedente. Vabbè, il primo è sulla affonda le radici in ciò che sei, che è questo percorso di crescita personale. Grazie, Stefania ha messo il link. Il secondo boxino, vedete che cambia il mondo con ciò che fai, che è quello che vi presenta questi 5 filoni, e allora c'è proprio la possibilità di cliccare su EcoTuning, che è rivolto a tutti, Eco Green Coaching, che è rivolto a tutti, Green Psychology, che è per psicologi, Green Counseling, che è per counselor, e Green Education, che è rivolto a chiunque lavora in ambito educativo. I percorsi sono all'80% uguali, cioè sono molto simili, sono proprio delle piccole cose che li caratterizza, che li personalizza. A ottobre ci sarà per esempio il percorso Ecoformazione, che vive di vita propria, che è anche parte integrante del percorso di Green Education. Sono moltissimi gli insegnanti che stanno partecipando. Se c'è Stefania Jing qui tra noi, Stefania, se hai voglia di, tu che sei proprio un insegnante che stai utilizzando queste cose, se hai voglia di scrivere due parole o anche dire due parole su cosa stai trovando tu come insegnante in questa formazione. Quindi nel frattempo rispondo a Simona, non è che non siamo un'associazione come scuola, siamo un'associazione come IES. Quindi se volete invece approfondire il discorso della IES, a cui è possibile associarsi come ecoalleati, il sito è www.yes.bio,
YESTAP, International Eco-Psychology Society. Sono qui, Marcella, se vuoi che dica due grazie, parole grazie, Tania. Sul percorso. Ciao a tutti, buonasera a tutti. Io sono un'insegnante. Quest'anno mi sono fatta questo regalo meraviglioso di fare questo corso e praticamente sto rinnovando profondamente la mia programmazione, la mia didattica. Ancora non l'ho applicata nelle classi, lo sto per il momento facendo a livello progettuale, per cui sto imparando moltissimo sia come contenuti e sia come metodologia, perché il webinar, i PowerPoint, le presentazioni, tutta questa metodologia così bella, innovativa, solare, luminosa, gioiosa, che riconnette così profondamente con l'interiorità, mi sta dando una dimensione che io per anni e anni e anni ho cercato e non riuscivo a trovare bene. E non riuscivo ad applicare, non riuscivo a trovare la strada, no? E adesso sono molto felice perché sto riuscendo proprio a riconnettermi quando lavoro, quando progetto qualcosa per i ragazzi, con qualcosa di autentico, di profondo e così di luminoso, per cui metodologie molto proprio avanzate, trovo proprio che ci siano delle metodologie molto avanzate e dei contenuti e dei metodi che proprio possono rivoluzionare completamente una metodologia didattica, perlomeno la mia, ecco, è quello che sto facendo e mi sto divertendo tantissimo nel farlo e ringrazio tanto questa scuola, Marcella, per questo percorso. Grazie, grazie mille Stefania, grazie, grazie. Grazie a voi. Quando poi si entra più in dettaglio, che mi si racconta anche tutta la filosofia dietro, l'ottavo principio dell'ecopsicologia di Theodor Rozjak, storico della cultura, uno dei cofondatori proprio dell'ecopsicologia che nasce negli anni 90 a Berkeley, lui dice proprio che l'ecopsicologia non è anti-industriale, è post-industriale. Quindi ha una grande fiducia nelle possibilità di utilizzo delle tecnologie. E ci tengo qui a ringraziare proprio l'amico, il collega Fabio Ballor e la società che lui ha creato, Webinar Pro, che è quella che mi ha messo in condizione di poter imparare a usare questa tecnologia con grande fluidità. Quindi è già da anni che noi lavoriamo con i webinar, che chi si iscrive alla scuola entra in una piattaforma, anzi in realtà le piattaforme sono tre, di e-learning, ha accesso a registrazioni di webinar che ormai hanno avuto di 10 anni di webinar, di relazioni di studenti, c'è tantissimo materiale, quindi è un percorso formativo circolare che permette a ognuno di seguire i suoi ritmi, di focalizzarsi su quello che gli interessa. Siete seguiti da tanti diversi tutor, c'è proprio una grande attenzione agli studenti uno per uno, ci sono dei progetti pratici da realizzare, ma soprattutto c'è la possibilità di accedere a tutta l'esperienza e la sensibilità delle persone, perché non è una formazione che va a lavorare solo sul cognitivo, non sono solo informazioni, è proprio un sapere, saper fare, saper essere e soprattutto saper divenire, quindi porsi in questa dimensione di resilienza e trasformazione. Vedo che Veronica aggiunge: la formazione in ecopsicologia applicata fornisce un metodo che può essere condotto nel proprio campo professionale e personale. Benissimo, vi ringrazio. Siamo già a... dove sono? Sì, siamo già andati al punto che ci eravamo dati. Tantissime grazie per la vostra presenza, partecipazione. Un grazie speciale a Silvia, a Livia, a Veronica, a Stefania e Stefania, Stefania Pinna e Stefania Ging, a Bruno Gentili che ci ha sostenuto dalla regia. Grazie a tutti voi che avete partecipato. Questo stesso link, grazie. Ritrovate un altro webinar. Il tema di settimana prossima è cittadinanza ecologica, sarà un po' più filosofico. E il terzo webinar, quello del 24, se non sbaglio, venerdì 24, è invece ecopsicologia ed educazione, quindi si entra ancora più a fondo su questo tema dell'educazione. Il link è sempre lo stesso, non avete bisogno di riregistrarvi online. E dopo il terzo webinar manderò a tutti il link alle registrazioni di tutti e tre.
che potete trovare, questo lo dico agli allievi della scuola, su Networking Planet già dai prossimi giorni. Networking Planet è una delle nostre piattaforme online, che è comunque visibile e accessibile a tutti, non serve registrarci. Sì. Carissimi, io auguro a tutti una buonissima serata, una buonissima Pasqua, pensieri di leggerezza e di gioia, affrontate queste sfide che i tempi ci propongono con maggior luce e propositività possibile, che possa ognuno di noi essere promotore nel suo ambito di ondate di risate, di allegria, di gioia, di capacità di vivere come opportunità e come sfida creativa quello che sta succedendo. È molto importante. Grazie ancora a tutti, buonissima serata e arrivederci e buona Pasqua. Grazie a tutti, buonissima Pasqua a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao. Arrivederci, Grazie. 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 No, no, aspetta. Ciao. Ciao Ciao. a tutti, buona Pasqua, un abbraccio. Buona Pasqua.